questo buco, largo neanche un metro, creato sul pavimento della gioielleria, spunta fuori la testa di un uomo incappucciato. Un istante dopo ecco anche il complice. Tutti e due hanno il volto coperto ed indossano abiti grigi scuri. In meno di 3 minuti, mentre il dispositivo di allarme è già in funzione, fracassano le vetrine e rubano tutto quello che c'è da portare via. Orologi, bracciali, gioielli in oro. Poi i componenti della banda del buco fuggono da dove sono entrati. Il titolare della gioielleria che ha subito il colpo, Roberto Giordani, ha deciso di divulgare filmati ed immagini, elaborate nel dettaglio da Luigi Ciccillini, che ritraggono in azione la banda del buco ripresa dai circuiti di videosorveglianza interni. Roberto Giordani ha voluto lanciare un appello a tutti coloro che, vedendo questo filmato, possono aiutare le forze dell'ordine alla soluzione positiva del caso. Non hanno solo portato via circa 80.000 euro di merce, ha dichiarato il negoziante, ma il lavoro di tutta una vita. Aiutatemi se potete e date le informazioni agli inquirenti. Grazie.